guadagnare tempo a Bakhmut per lanciare una controffensiva. Il piano dell'esercito ucraino mentre prosegue l'avanzata delle truppe russe nella città fortezza. Si continua a indagare sulle responsabilità dei morti del terremoto in Turchia. Sono già 239 gli arresti. I combattimenti estenuanti contro l'esercito russo nella città di Bakhmut permetteranno a breve alle truppe ucraine di sferrare una controffensiva. L'annuncio arriva dal comandante delle truppe di terra ucraine, mentre i soldati mercenari filorussi del gruppo Wagner sostengono di essere a poco più di un chilometro dal centro della città. На рахунок настрою, само собою, що всі налаштовані тільки на перемогу, причому не мир. Це має бути виключно перемога. In centri vicini come Chasiv Yar potrebbe ripetersi lo stesso copione visto a Bakhmut. Холодно, в хаті ж холодно, ні газу, ні світу, ні води, нічого немає, так що, що хочуть. Con il fiume Bakhmut che separa le due parti, i russi hanno annunciato una nuova offensiva da nord. Dotati di elmetto protettivo e mascherine chirurgiche, le squadre di avvocati che stanno indagando sulle responsabilità dei 46.000 morti del terremoto che ha colpito la Turchia meridionale raccolgono quanti più elementi possibili dalle macerie ancora presenti per strada. Sono 600 le persone indagate per illecito edilizio antisismico. Binaların fotoğrafların çekilmesi işlemleri aynı zamanda delil tespit çalışmalarına öncelik tanımak amacıyla gönüllü olarak çalışan avukatlarız. Burada gelip binaların fotoğraflandırma işlemlerini, bina daha kullanılan yapı malzemelerini fotoğraflandırmasını yapıp Barolar Birliği merkezindeki programa aktarıyoruz. Onlar da bu süreç içerisinde depolanıyor. İlerleyen aşamalarda bunlar hepsi dava süreçleri içerisinde delil başlangıcı niteliğinde olacak şekilde kullanılmaya çalışılacak bunlar da. 239 persone sono state già arrestate. Nell'attesa dei giorni della verità si spera che lo sciame di scosse di assestamento in corso porti la pace in questa terra. 5.000 persone in corteo, in testa una croce in legno realizzata con i resti della barca che il 26 febbraio è naufragata al largo di Steccato di Cutro, provocando almeno 76 morti tra i migranti a bordo. Al mare che ogni giorno che passa riconsegna la terraferma ai corpi delle vittime, fa da contrappeso l'appello stop alle tragedie nel Mediterraneo. Per ricordare l'ennesima strage. Purtroppo si continua a morire in mare. Secondo le stime dell'Agenzia ONU per le migrazioni, quest'anno circa 300 persone sono morte o risultano disperse lungo la rotta del Mediterraneo centrale, che nei primi due mesi del 2023 ha registrato il doppio degli attraversamenti irregolari rispetto a un anno fa. Lampedusa è come sempre il primo approdo per chi arriva in mare. Nell'ultima settimana oltre 3.000 persone sono arrivate nell'isola nell'arco di 72 ore. Il colosso petrolifero saudita Aramco ha annunciato utili record per 161 miliardi di dollari nel 2022. A dare una mano l'aumento dei prezzi e dei volumi degli scambi. Si tratta di un aumento pari al 46,5% per l'azienda pubblica. Aramco è solo l'ultima nella lista delle aziende a registrare profitti record dopo che i prezzi dell'energia sono aumentati a seguito del conflitto russo-ucraino. La maggior parte degli utili andranno nelle casse del governo dell'Arabia Saudita, che possiede quasi il 95% della società. La segretaria generale di Amnesty International ha dichiarato: è scioccante per un'azienda realizzare un profitto di oltre 161 miliardi di dollari in un solo anno per la vendita per di più di combustibili fossili, fattore principale della crisi climatica. La condanna a morte di Habib Chaab è confermata e definitiva. Per la giustizia iraniana, si è espressa in questo senso anche la Corte Suprema, l'uomo, cittadino svedese di origini iraniane, è colpevole di corruzione sulla terra, guida un gruppo ribelle ed è inoltre la mente e la mano di numerosi attentati terroristici. Il processo si è concluso nel gennaio del 2022. Queste immagini si riferiscono all'ultima udienza. Il 6 dicembre scorso era stata annunciata la sua condanna a morte.